Allora, premesso vi lascio nelle mani del professor Capriglione, che insomma. Allora, io mi riaggancio alle cose viste con Capriglione e in particolare, mi sentite? Potreste aumentare la risoluzione? Allora, che mi dici? La risoluzione dalle impostazioni di Meet. Ma tu mi stai chiedendo una cosa complicata. Allora, impostazioni. Risoluzione, dove si... Alta definizione? Qua sto in alta definizione, mi sembra di essere in alta definizione, però... Vedete? Come vedete? Male? Peggio di prima. Ah, così pazzi. Allora, impostazioni. Video. Risoluzione di invio massima, risoluzione di ricezione massima. Adesso meglio. E ora? Come va? Va meglio? Sicuro che non sia un problema di telecamera? No, devo fare... Dipende da qua. Allora, comunque, il succo delle cose che io dico, a me fa più piacere scrivere sulla lavagna, ma le trovate scritte anche nella prosecuzione delle trasparenze delle slide PowerPoint che ha iniziato ad affrontare con voi il professore Capriglione. Quindi diciamo, è più importante che sentiate bene piuttosto che vediate bene, perché non è che non sono lezioni in cui trovate particolari equazioni o particolari scritte a cui fare riferimento. Allora, vi dicevo, mi riaggancio alla lezione di me. L'ho registrata, stiamo registrando fino adesso queste cose, ma comunque registriamo. Allora, vi dicevo, l'argomento è la stima dell'incertezza di misura, secondo la guida, la cosiddetta GUM, guida per l'espressione. Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement, che è, diciamo, il nucleo diciamo, degli di come sono le regole che vi indicano come andiamo a calcolare l'incertezza da associare una misura, ricordandoci che abbiamo detto che per noi una misura è un valore numerico con associato un'incertezza di misura, e con un'unità di misura che definisce in qualche modo qual è il riferimento rispetto a cui facciamo le misure. Quindi se dico che una tensione è 300 volt con un'incertezza di 1 volt, l'unità di misura è il volt, la misura è 300 e 1 è quel parametro che mi dà un'informazione sulla qualità della misura. Nel senso che mi consente di identificare un intervallo di valori entro cui cade il misurando. Quando io dico 300 più o meno 1, l'incertezza mi dice sì, è vero, il risultato che ti è uscito è un certo numero, ma grazie all'incertezza identifico un intervallo di possibili valori. La guida mi spiega come calcolare U. La guida mi dice che per calcolare U esistono due strade. Una strada che chiama di tipo A e una strada che chiama di tipo B. Attenzione, se
spesso nel prosieguo del corso parleremo di incertezza di tipo A, incertezza di tipo B, come se il tipo fosse una caratteristica dell'incertezza. È un modo sintetico di dire incertezza calcolata seguendo un approccio di tipo A, incertezza seguendo un approccio di tipo B, cioè le tipologie A e B sono delle procedure diverse per calcolare l'incertezza di misura. Voglio dire che potremmo avere lo stesso fenomeno che dà origine a un'incertezza e lo posso seguire un approccio di tipo A o un approccio di tipo B. Con Nico avete già visto la strada A. La strada A è una strada tipicamente a posteriori, che utilizza metodi statistici. La strada B usa un approccio a priori e utilizza, la norma dice, qualunque cosa tranne metodi statistici. Io direi che usa un approccio di tipo probabilistico. Ragazzi, ovviamente, siccome non vedo le eventuali vostre domande in chat, nel caso accendete il microfono e nel caso mi segnalate che volete chiedermi qualcosa. Strada a posteriori, strada a priori. In un caso faccio delle misure e tiro fuori U. Nell'altro caso, vedremo tra un attimo, prevedo U, cioè non faccio nessuna misura, ma stimo l'incertezza sulla base di informazioni in mio possesso. Quindi allora, la strada di Poa l'avete già affrontata con il professore Capriglione, e dice la guida che l'incertezza di tipo A, ci mettiamo un A giusto per ricordarci che abbiamo seguito questo tipo di strada per calcolarla, è data dalla deviazione standard della media. Che vuol dire? Per questo abbiamo dedicato alcune lezioni a un po' di richiami di statistica, in maniera tale che queste cose, se noi avessimo preso direttamente la guida, avremmo trovato direttamente una formula. Questa formula è radice quadrata della somma delle differenze fra i valori misurati e il valore medio elevato al quadrato, il tutto diviso n-1 e il tutto diviso radice di n. Questa è la stima di incertezza da associare a una misura tramite un approccio di tipo A. Mi peso 10 volte, faccio la media, cioè mi peso 10 volte. E quando io avevo il mio figlio neonato, mia moglie si arrabbiava, ma io pesavo più volte mio figlio e ne mediavo i pesi. Lui piangeva, però la misura era sicuramente più acuta. Perché al crescere il numero di misure, questa componente di incertezza diminuisce. Perché non faccio infinite misure? Perché non faccio in maniera tale che questo termine possa diventare zero? Non si può. Allora, sicuramente c'è un discorso di tempi. Allora, dobbiamo sempre ricordarci che l'incertezza di misura ne rappresenta la qualità. Quindi io, se ottengo un risultato di qualità migliore, è un valore, ok? Però se questo valore mi costa troppo, allora dobbiamo sempre immaginare che fare 100 misure vuol dire dedicare del tempo, quindi ci sono dei costi e quindi non ho tanto la possibilità di crescere con n. C'è anche un altro motivo, non so se si è soffermato su questo aspetto il professore Capriglione, ma siccome è una cosa che ritengo importante, nel caso lo risentite sotto altra voce. Queste n misure ripetute devono essere tra loro
scorrelate temporalmente e spazialmente. Partiamo dal temporalmente. Che vuol dire? Se voi la mattina salite sulla bilancia e vi pesate e leggete il vostro peso, secondo voi, se voi senza scendere alla bilancia alzate e abbassate lo sguardo, alzate e abbassate lo sguardo e leggete 10 volte il peso, state facendo 10 misure ripetute? No, state leggendo come dei deficienti 10 volte lo stesso numero. E la cosa non vi deve stupire, perché voi siete un operatore umano che legge, e quindi non leggete 10 volte lo stesso numero, non siete. Ma immaginate che la lettura la faccia un computer. Immaginate che avete detto a un computer di leggere il valore sulla bilancia. Se voi gli dite di leggere troppo rapidamente, tra l'altro il computer legge molto più velocemente di quanto leggete voi, voi vi illudete di stare facendo 50 misure. In realtà state soltanto leggendo 50 volte lo stesso numero. Quindi per effettivamente andare a mediare gli effetti tramite misure, dovete fare misure scorrelate. Ovvero voi salite sulla bilancia, leggete, poi scendete, risalite, scendete, risalite. Allora capite che dopo che ne avete fatte tre, cioè, e capite il costo della misura ripetuta. Questo è il fatto che sono scorrelate temporalmente. Scorrelate spazialmente, perché ci sono alcune grandezze che sono, hanno dei valori nello spazio. La temperatura, il campo elettromagnetico. Allora, se voi volete fare misure ripetute di campo elettromagnetico, voi non potete mettere un sensore qui che misura il campo, poi lo tenete fermo e leggete 50 volte la misura. No, voi dovete levarlo, rimetterlo, levarlo, rimetterlo, per tener conto anche della disuniformità spaziale della vostra misura. Quindi, questo solo per dirvi che fare misure ripetute sicuramente è importante, sicuramente riduce, vi consente di stimare e di ridurre gli effetti aleatori connessi alla misura, però è fondamentale che queste N misure siano tra loro scorrelate spazialmente e temporalmente. Se andate a vedere cosa vi dice dell'incertezza di tipo B, la norma, vi sembra che è tutto facile. Perché dice che l'incertezza, seguire una strada seguendo un approccio tipo B, si traduce nel prendere la deviazione standard della distribuzione di probabilità che voi associate a quel particolare fenomeno. Ovvero, se immaginate che il vostro fenomeno ha un andamento gaussiano, scegliete la sigma di questa gaussiana. Questa sembra complicata, questa sembra una strada facile. È proprio l'opposto. Nel senso, una stima di tipo A è una formula. Sì, complicata la somma, c'è la radice quadrata, ho bisogno di una macchinetta calcolatrice, ho bisogno di un foglio Excel, però questa è una ricetta che in un libro di ricette vi metterebbe con un pallino solo. Le ricette facili, cioè che anche uno che è imbranato segue la strada e si trova il risultato. Qui c'è bisogno di know-how, c'è bisogno di conoscenza, cioè io devo conoscere il fenomeno con cui mi trovo ad avere a che fare e devo ipotizzare una distribuzione di probabilità, conoscere la sigma di questa distribuzione di probabilità e quindi senza fare misure capire quanto vale sigma. Quali sono le conoscenze a priori che posso avere? O perché avevo fatto delle misure precedenti, quindi ho conoscenza del fenomeno. Ho letto le specifiche fornite al costruttore. Il grosso delle incertezze tipo B ci verranno dalle specifiche dei costruttori. I costruttori hanno una pagina, quando userete gli strumenti di misura, che si chiama Specification, dove trovate il modo di calcolare l'incertezza con un approccio tipo B. Cioè, lui avrà fatto delle misure per calcolare quella sigma, ma voi prendete il valore per buono. Ci sono certificati di taratura, dei laboratori che hanno fatto delle misure. Ci può essere una vostra conoscenza, non so, dovete
decimale, l'incertezza tipo B, allora la grandezza che volete misurare è la temperatura in questa stanza. E lo volete fare senza fare misure. La temperatura in questa stanza è 20 gradi, con un'incertezza che dipende da cosa? Dipende dalla... siccome di notte il sabato e la domenica il condizionatore è spento, dipende soprattutto dalla temperatura esterna. Quindi voi potreste andare a vedere gli andamenti delle temperature minime e massime della città di Cassino nel mese di settembre e immaginare un'incertezza da associare a questo valore di 20 che vi ho dato così ad occhio. Allora, quali sono le distribuzioni di probabilità a cui faremo riferimento durante il corso? Questa gaussiana si vede qua? Sì, vabbè, non ci spostiamo troppo in là. Quella che utilizzeremo in maniera più diffusa è la distribuzione di probabilità di tipo uniforme o rettangolare. Nel senso che tipicamente quando comprate un resistore dal negozio di elettronica vi viene venduto con un parametro che si chiama tolleranza. Quindi voi comprate un resistore da 100 ohm all'1%. Che vuol dire? Vuol dire che il costruttore vi assicura che questo oggetto ha un valore che va da 99 ohm a 101 ohm. Perché l'1% di 100 è 1. Quale di questi valori tra 99 e 101 è il più probabile? Il costruttore che me l'ha venduto non mi dice niente. Mi dice solo che non sarà più piccolo di 99, non sarà maggiore di 101. Quindi la distribuzione è una distribuzione uniforme. Quanto vale la sigma di una distribuzione uniforme? La sigma di una distribuzione uniforme vale A, dove A è la semiampiezza del rettangolo, diviso radice di 3. Sarà la modalità che useremo in maniera più diffusa per il calcolo dell'incertezza di misura, perché... quando i costruttori mi forniscono le informazioni, tipicamente il parametro con cui troverete caratterizzate le prestazioni metrologiche degli strumenti è la cosiddetta accuracy. L'accuracy mi viene sempre data come un intervallo di valori da interpretare a distribuzioni di probabilità uniforme. In qualche libro trovate scritto sigma uguale R diviso radice di 12. Non vi impressionate, non è un'altra teoria statistica, semplicemente hanno chiamato con R l'ampiezza intera del rettangolo. Allora, se con R chiamate l'ampiezza intera del rettangolo, la semiampiezza è R mezzi e quindi vi trovate R diviso radice di 12. Il 2 lo portate sotto radice e quindi sono la stessa cosa. Di solito, siccome le accuracy vengono fornite con più o meno, vi trovate direttamente la semiampiezza. Quindi è quasi sempre una semiampiezza diviso radice di 3. Teoricamente sono possibili anche altre distribuzioni di probabilità. Quella triangolare. Il costruttore vi dice, non può essere più piccola di questo, non può essere più grande di questo, però quello al centro è il più probabile. Non vi dà nessuna informazione, potete assumere una distribuzione triangolare. Ma ce ne possono essere altre, ma diciamo, restiamo su queste. Un altro esempio importante di incertezza di tipo B con distribuzione rettangolare è sicuramente l'incertezza legata alla risoluzione di uno strumento. Che cos'è la risoluzione di uno strumento? Che vuol dire in italiano essere capaci di risolvere, di distinguere. Risolvere, vabbè, quando si parla di problemi devi trovare la soluzione. Ma a volte si dice la capacità di risoluzione dell'occhio umano, cioè la capacità di distinguere due cose come diverse.
La risoluzione da un punto di vista degli strumenti di misura, se lo strumento è di tipo analogico, vuol dire che è un ago che si muove su una scala, la risoluzione è la più piccola parte che riesco a leggere. Quindi se avete una bilancia a casa e l'ago, dovete vedere quant'è la distanza tra le due tacchette. Se la strumentazione è di tipo digitale, ossia con delle cifre, è l'ultima cifra che trovate sul display. Immaginate di avere una bilancia che arriva fino a 99,9 kg, la risoluzione vale 0,1 kg. Se ad esempio le cifre si susseguono di due in due, qualche volta avete qualche strumento che pure è digitale, ma vi indica 0, 02, 04, 06, 08, la risoluzione diventa 02. Allora, perché la risoluzione fa nascere un'incertezza? Perché io faccio sempre, almeno in prima battuta, inizio da parlandovi anche di grandezze che non sono quelle di cui ci occuperemo. Noi ci occuperemo nel nostro corso prevalentemente di grandezze di tipo elettrico-elettronico, no? Quindi tensioni, correnti, resistenze. Però le misure con cui noi siamo dei pessimi misuratori di corrente elettrica e di tensione. Cioè, se toccate una cosa o prendete la scossa o non la prendete, cioè non è che capite se sono 200 volt o 220 volt. Siete dei buoni misuratori di temperatura, la misura di peso la fate, esatto, un chilo, due chili. Per cui sono esempi un po' più vicini alla vostra sensibilità. Allora, vi dicevo, la mattina mi sono pesato, stamattina, e drammaticamente pesavo 93,2. Ok? Che vuol dire 93,2? Quanto peso io veramente? Quando la bilancia dice 93,2, vuol dire che il mio peso, se io peso 93,25, lui mi segna 93,2. 26, 27, 28, lui continua a misurare 0,2. Scusa. 24, 23, 22, 21. 93,26 misurerebbe 93,3. Andiamo in sotto. 93,20 fino a 93,15. Poi 93,14 mi misura 93,1. Vuol dire che il mio peso è tra 93,15 e 93,25. Quale dei miei pesi, qual è il valore più probabile del mio peso? Boh, lo strumento, la bilancia non può darmi informazioni, uno strumento di misura non può darmi mai informazioni al di sotto della sua risoluzione. Questa cosa fa nascere un'incertezza. Quanto vale l'incertezza? Vedete quanto è grande questo coso? È proprio R, 0,1 kg. Quindi se vogliamo fare A diviso radical 3 vuol dire R mezzi radical 3 oppure R diviso radical 12. Ok? Questo è un esempio di incertezza che non posso calcolare in nessun modo tranne che con un approccio tipo B. Vi ho detto che a volte ho la possibilità doppia di seguire una strada A o una strada B. Questa volta la strada è unica. Cosa faccio una volta che ho calcolato le incertezze varie che ci sono dietro una misura? Perché dico incertezze varie? Immaginate di aver preso un voltmetro, aver misurato la tensione alla presa, aver fatto 10 misure, avete la possibilità di calcolare l'incertezza tipo A, poi prendete le specifiche del costruttore e trovate che questo strumento ha una sua accuracy. Quindi avete anche una
incertezza di tipo B, poi avete la risoluzione, poi avete, insomma, avete tutta una serie di sorgenti di incertezza che potete calcolare autonomamente. La guida, che è una guida molto, da questo punto di vista, molto operativa, vi dice in che modo combinare tra loro le incertezze di tipo A e di tipo B calcolate singolarmente. Quella che si ottiene è l'incertezza di tipo composto. Il termine inglese è migliore, combined uncertainty. È incertezza, però in italiano dire combinata, però la trovo più rappresentativa. Allora, dice che U con C è grande a sufficienza. Boh. Ragazzi, come va voi 14? State? Diciamo che è discreta, professore. Come se avete notato il garbo di questo vostro collega, dove il discreto è, insomma, appena sopra una chiavica. Allora, vabbè. Ragazzi, poi faccio qualche prova, cerco di capire meglio, perché quello il professore Capriglione fa tutto con i lucidi, e sui lucidi è facile la lavagna. Allora, U con C è una radice quadrata di U con A quadro più UB1 quadro più puntini puntini più UBN quadro. Su questa formula vi voglio far UB1, UB2, UBN. Da questa relazione si capiscono un certo numero di cose su cui vorrei soffermarmi con voi. Allora, intanto notate una cosa. C'è una sola incertezza di tipo A. Ci stanno varie possibili incertezze di tipo B. Tenete presente che posso anche non fare misure ripetute, quindi calcolare l'incertezza seguendo solo un approccio tipo B. Teoricamente potrei fare anche una stima solo di tipo A, mentre misure singole ne farete spesso, pensare di calcolare tutto le sorgenti di incertezza facendo solo misure ripetute è costoso. Ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima. Perché io dovrei, tramite queste misure ripetute, far variare tutto quello che può variare in maniera tale che tengo conto delle possibili sorgenti di incertezza. Di solito è molto meglio far variare qualcosa e calcolo incertezze tipo A. Le altre effetti, l'effetto della temperatura ambiente, l'effetto di campi elettromagnetici esterni, cioè altre cose che mi possono infastidire, le calcolo in maniera con un approccio tipo B. Quindi, al più una incertezza tipo A, perché più che fare n misure ripetute di tensione, n misure di resistenza, n misure di corrente, posso fare. Non è che ne posso fare due insiemi. Zero o n di tipo B. L'altra cosa interessante che vi vorrei far notare è il modo con cui abbiamo deciso, hanno deciso i normatori, ma avremmo deciso tutti quanti noi di fare, e come hanno deciso di combinare le incertezze. Non sommandole, ma sommando, facendo la radice quadrata della somma dei quadrati, che è ben diverso che fare U con A più B1 più UBN. Attenzione, qui comunque vi metto il valore assoluto, anche se per come abbiamo definito le incertezze sono tutte sempre positive. Una è una radice quadrata, la incertezza tipo A l'abbiamo vista. Questo può venire un numero negativo. Questa è una sigma, può venire negativa? No. Ok? Quindi le incertezze sono tutte positive. Ci ho messo il valore assoluto perché questa formula, che qui è assolutamente non esiste,
esisteva quando si parlava di errori, perché l'errore era la somma dei valori assoluti degli errori che concorrevano al risultato della mia misura. Perché l'errore, se non sbaglio ve l'ha definito Nico, l'errore è il valore misurato meno il valore vero, quindi può essere sia positivo che negativo, porta un segno d'errore. Io posso sbagliare in eccesso o in difetto. E si faceva questo tipo di composizione degli errori. Adesso si fa quest'altro. Che differenza c'è? Errore è... Allora, secondo alcuni integrali... Allora, dentro a questa norma il termine errore lo trovate solo in un'appendice che vi spiega, vi fa un po' di filosofia su che cosa c'è sotto questo cambio epocale. Il concetto di errore è stato abbandonato con questa norma perché il concetto di errore si basa su un valore vero che è inconoscibile. Quindi era una costruzione di una disciplina, quella delle misure, che si basava su un oggetto non conoscibile. Poi qualcuno aveva messo valore ritenuto vero, ma comunque. Allora, vi dicevo, le persone integraliste non nominano proprio errore. Noi siamo un po' più ibridi. Il concetto di errore inteso come uno spostamento di una misura rispetto al risultato che dovrebbe avere, è qualcosa che ancora esiste. Però nel calcolo del valore da associare al risultato della misura, cioè quando io dico x più o meno qualcosa, questo qualcosa è u, e non compare da nessuna parte. Ok? A parità di valori, immaginiamo che u con a è pari a 1, u con b è pari a 2, u con n è pari a n, viene più grande questo o questo? Cioè, se voi avete dei numeri, se li sommate o se fate la radice quadrata della somma dei quadrati, quale numero viene più grande? Eh? Allora, la somma dei moduli è sempre maggiore o uguale della radice quadrata della somma dei quadrati. Sempre. 10 più 1 fa 11, 100 più 1 fa 100. Ok? Mettendo due numeri qualunque, ma comunque. Al massimo, se sono tutti trascurabili, 10 più cose piccole viene 10, 10 al quadrato, radice quadrata viene 10, cioè al massimo vengono uguali. Allora, come mai si vuole calcolare questo numero che è più piccolo di quello che si faceva prima? Prima è un approccio legge di Murphy. Le cose negative succedono tutte e si sommano tutte nel peggiore dei modi. Cioè questo è il concetto della somma dei moduli degli errori. Che alla fine tutte le cose negative è un approccio tipo worst case. Mi metto nella situazione peggiore, cioè qua sbaglio di 3 volte, qua sbaglio di 2 volte, faccio finta che sbaglio di 5 volte. Questo approccio è un approccio probabilistico. Se andate a vedere i libri di statistica, che avrete sicuramente affrontato nei corsi di teoremi e fenomeni aleatori, quando andate a comporre le deviazioni standard, come si compongono le deviazioni standard? Se avete una distribuzione che è frutto di due distribuzioni, la sigma di queste distribuzioni a che cosa uguale? Ha una sigma che è la radice quadrata e la somma dei quadrati e le sigma delle singole distribuzioni. Per cui, poiché u con a è una sigma, u con b è una sigma, è naturale che quando le vado a combinare le combino come radice quadrata e somma dei quadrati. Per questo vi dicevo che è stata una scelta naturale avendo scelto questo tipo di approccio probabilistico alla stima dell'incertezza. E il significato è che le cose non possono andare male tutte contemporaneamente. Cioè, se c'è un effetto che potrebbe darmi un valore più elevato o un valore più basso, poi c'è un altro che pure può darmi un valore più elevato, un valore più basso, perché
le distribuzioni di qualunque sia la distribuzione che considero, sono tutte distribuzioni, vedete, simmetriche rispetto al valore medio. E in quanto simmetriche, poi il valore reale potrebbe essere più piccolo qui, più grande qui. Come faccio a tener conto del fatto che le incertezze potrebbero compensarsi? Sommandole come radice quadrata e la somma dei quadrati. L'effetto qual è? Che se un tempo noi dicevamo che se avevo delle componenti di errore, un ordine di grandezza più piccolo le potevo trascurare, cioè se avevo che questo valeva 10 e questo valeva 1, questo potevo non tenerne conto, adesso posso dire che posso trascurare componenti che siano 4 volte più piccole di altre. Cioè se questo è 4 e questo è 1, questo lo posso trascurare, perché se andate a vedere 16 più 1, la radice di 17 è molto vicina alla radice di 16. Questa è comunque, ricordatevi sempre, una stima di un'incertezza. Quindi, come vedremo tra un po', forse oggi, forse la volta prossima, non è che ha senso calcolarla con 100 cifre. Cioè, è una cosa già incerta. Dire che io ho un'incertezza di 35 volt, di 3,5 volt, vuol dire, guarda, io i volt non li so misurare tanto bene. I decimi di volt, ancora meno bene. I centesimi, è capace. Ok? Allora, la stima dell'incertezza fa sì che io posso trascurare termini 3-4 volte più piccoli. Perché vi faccio questo discorso di trascurare? Uno di voi mi può dire, professore, ma a me che mi importa? Io vengo alla macchinetta. Questo è 4,5, questo è 1,2, questo è 0,015, questo è 0,31. Ma io invece impiego, li metto tutti, faccio la radice quadrata. Dice, per risparmiare un po' di tempo, se fosse questo sarebbe poco importante. La cosa importante è capire quali sono i fenomeni che vi interessano e quali sono quelli che non vi interessano. Se voi vedete che l'effetto di incertezza dovuto alla variazione di temperatura ambiente è trascurabile rispetto alla incertezza che calcolate con misure ripetute, vuol dire che la misura non è che la dovete fare, ad esempio, in una camera termostatata in cui la temperatura è controllata. Ve ne potete fregare. Se voi scoprite che questo termine è molto più piccolo di quello dell'accuracy del costruttore, vuol dire che non è stato, che è stato inutile fare 10 misure. Ne potevate fare pure una sola. O è stato inutile farne 100. Magari ne facevate 10. Cioè, dare uno sguardo agli ordini di grandezza delle incertezze di misura vi fanno capire quali sono i fenomeni rilevanti e quali sono i fenomeni trascurabili nel vostro processo di misura. Quando andremo a misurare le varie grandezze fisiche, andremo in laboratorio a fare delle misure, e voi troverete, diciamo, la strada un poco già tracciata, cioè vi si dirà cosa dovete tener conto e cosa non tenete conto. Ma se vi trovate in un ambito esterno, vi chiedono di fare le misure, voi vi dovete porre la domanda di quali siano i fenomeni da tener conto, quali siano i fenomeni da trascurare. E questo è quello che trovate scritto in questa formula. Quindi, propagazione tramite radice quadrata della somma dei quadrati, varie componenti di incertezza. C'è un'altra considerazione che può essere interessante fare in questo momento. Nella guida, a un certo punto trovate un'affermazione molto forte. Dice, il calcolo dell'incertezza di misura è un problema con risvolti tipo etico. Allora, uno, etico,
abituata l'etica a vederla collegata a, ad altre codici, in modo che c'entra la misura, questi sono dei, dei fanatici. Allora, di solito, sulle misure succede un fatto strano. Di solito, se fai le cose per bene, ottieni le cose migliori. In generale è così. Se io faccio una cucinata arronzata, di solito ottengo un prodotto più scadente che se mi sono applicato e ho fatto le cose per bene. Qui cosa succede nella stima dell'incertezza di misura? Che se io faccio le cose arronzate, se io mi dimentico che ci può essere un effetto di temperatura, mi dimentico che ci può essere un effetto del campo elettromagnetico esterno, mi dimentico che ci può essere un effetto delle variazioni della tensione di alimentazione, ottengo un risultato con un'incertezza più piccola e quindi un risultato di qualità migliore. Cioè si crea una situazione anomala in cui quanto meglio faccio le cose, cioè penso a tutti gli effetti, tanto più trovo un'incertezza più elevata. E quindi questo è un problema, perché qualcheduno può essere tentato di fare le cose in maniera superficiale, ottiene un risultato anche migliore, se lo vende anche meglio, vende uno strumento di misura e lo sbandiera che questo strumento fa le misure meglio di un altro, soltanto perché ha dimenticato certi aspetti. Quindi questa è una cosa di cui dovete in qualche modo tenere conto. A questo punto la guida dice, cari, potreste anche finire così. Cioè il risultato della misura potrebbe essere la misura che avete effettuato, se fate misure ripetute il risultato di misura è la media, se fate una singola misura il risultato della misura è la misura, e l'incertezza composta, calcolata come radice quadrata è la somma dei quadrati dell'incertezza di tipo A e di altre incertezze. Poi dice la guida, se per caso siete interessati a conoscere l'intervallo entro cui cade il misurando con un maggiore livello di confidenza, cioè volete sapere dove sta il misurando, ma non vi interessa sapere dove sta il misurando con una probabilità del 30%, volete con una probabilità del 99%, del 99,9%. Che fate? Dovete introdurre l'incertezza estesa. Per chi sta leggendo, questa è una U minuscolo con C scritta molto grande. Questa è una U maiuscola. Questa si chiama incertezza estesa. In inglese expanded uncertainty. La traduzione espansa giustamente ce l'hanno risparmiata. Che è pari al valore di un con C moltiplicato per un fattore. Questo fattore K prende il nome di fattore di copertura, nella norma coverage factor, e tipicamente vale 1, 2, 3. Quando avete parlato della gaussiana, cosa avete anche visto alcune aree notevoli, cioè avete visto che se prendete una gaussiana e fate l'area tra mu più o meno sigma è un'area entro cui cade sigma il 60, circa il 67% dei casi, cioè se voi prendete la gaussiana più o meno sigma, quest'area qua è pari al 67,5. Se prendete l'area tra mu più o meno 2 sigma,
L'aria sottesa alla curva è 95,4%. Quindi se qua vi spostate a 2 sigma, iniziate a prendere un'area più ampia. Se andate a mu più o meno 3 sigma, arrivate al 99,7%. Cioè vi resta fuori soltanto il 3 per 1000 dei casi. Cioè cresce il livello di confidenza. Ecco cosa è questa K. Questa K non è nient'altro che il moltiplicatore di questa sigma che vi consente di ottenere livelli di confidenza crescenti. Mi dovreste fare una domanda a questo punto. Cioè, è lecito considerare quei livelli di confidenza delle gaussiane quando parlo di misure? Cioè parlare, dire che se metto K uguale 3, questa incertezza estesa è un'incertezza che mi identifica un intervallo di valori entro cui cade il misurando col 99,7% di probabilità. Allora, ci viene in aiuto un teorema di statistica che si chiama teorema del limite centrale, che ci dice che se io metto insieme, allora ve lo enuncio in una maniera che farebbe inorridire gli esperti statistici e probabilmente anche i colleghi delle comunicazioni. Se mettete delle distribuzioni qualunque insieme, il risultato è una gaussiana. Ok? Shakerate e ottenete una gaussiana. Che questa non sia una cosa assurda, se voi prendete un dado, il dado dà valori uniformi tra 1 e 6, e non è truccato, 1 e 6 è probabile. Se prendete due dadi, sono valori da 2 a 12, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il 7 può capitare come 6, 1, 1, 6, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3, gli altri meno volte. Quindi vedete, avendo messo insieme due uniformi, mi siete trovati, non è proprio una gaussiana, ma inizia a essere parente prossimo. Allora, che succede? Che le misure ripetute, l'incertezza tipo A è sempre gaussiana. Abbiamo detto che se noi facciamo misure ripetute, seguono un modello gaussiano. Questa sarà una rettangolare, questa sarà una triangolare, questa sarà una gaussiana. Quando le mettete insieme, questa U con C, è lecito immaginare che sia una gaussiana. Ecco che quando andate a moltiplicare per il fattore di copertura, ha senso parlare di quei livelli di confidenza. Tenete presente che come risultato di misura, se voi indicate X media e U con C, non dovete dire nient'altro. Le persone capiscono che cosa gli state dicendo. Se voi gli date X medio e U grande, e gli dovete dire anche K, perché se non gli dite questo grande con che K l'avete moltiplicato, non avete l'informazione. Quindi o gli date K o gli date il livello di confidenza. Quindi spesso trovate scritto U con piccolino K uguale 2, K uguale 3, LC uguale 95%, ok? Da cui si capisce qual è il moltiplicatore che avete utilizzato. O avendo fatto tardi non faccio in tempo. Non è convenuto. Allora, la norma a questo punto affronta un altro problema. Nel senso che non ci capiterà quasi mai di fare misure dirette. Cioè, spesso, se devo fare una misura di resistenza, la faccio misurando tensione, misurando corrente e facendo il rapporto. In qualche caso non esiste neanche lo strumento. Se io devo misurare l'area di questa scrivania e mica prendo un areametro, prendo un metro e misuro le due lunghezze e poi applico una formula. Quindi, quello che di fatto... diciamo, il problema
altro caso, la resistività di un materiale. Non esiste un misuratore di resistività, però siccome mi ricordo che R uguale rho L diviso S, calcolo rho come RS diviso L. Faccio misure di resistenza, di sezione, di lunghezza, poi spesso la sezione non la misuro come sezione, ma la misuro come rapporto tra il peso specifico, cioè vi capiterà spessissimo di calcolare le misure in maniera indiretta. Allora, il problema che ci poniamo e che va sotto il nome di problema della propagazione delle incertezze nelle misure indirette, il problema è questo. Se ho una grandezza y, funzione di x con 1, x con 2, x con n, cioè funzione di altre misure, x con 1 l'ho misurata con un'incertezza u di x con 1, x con 2 l'ho misurata e mi sono calcolato, come abbiamo visto, in qualche caso tipo A, in qualche caso tipo A e tipo B, in qualche caso solo tipo B, x con n, incertezza u di x con n. Ebbene, posso da queste incertezze, dal legame funzionale, calcolare u di y? Quanto vale l'incertezza di una misura che ottengo tramite misure indirette? Tramite una misura indiretta, a partire da altre misure. Allora, vi faccio prima un esempio qualitativo per capire dove andiamo ad apparare. Poi facciamo una piccola, non la chiamerei neanche dimostrazione matematica, ma qualche passaggio matematico e poi arriviamo a qualche esempio pratico. Consideriamo il caso di una misura dell'area di un quadrato. L'area di un quadrato è una misura indiretta che si basa sulla misura di un'unica grandezza, il lato, che farò con una certa incertezza u di L. Come faccio a calcolare l'incertezza u con A? Allora, mettiamo qua il lato e qua l'area. Allora, se il lato vale 1, l'area vale 1. Se il lato vale 2, l'area vale 4. Se il lato vale 3, l'area vale 9. Diciamo che non sono un grandissimo disegnatore, viene una cosa del genere, una curva che si impenna. Se io ho una certa incertezza nella misura nel valore 1, ovvero questo, il valore, la mia misura non è un punto, la mia misura è un intervallo di valori, questa incertezza si traduce in un'incertezza nella misura del lato, della misura dell'area, scusate, di questo tipo. Vedete che man mano che mi sposto su questa curva, a parità di incertezza UL, l'effetto sull'area cresce perché aumenta la pendenza. Se il legame funzionale fosse stato diverso, cioè se il legame funzionale fosse stato un legame tipo radice quadrata, immaginiamo che avevamo l'areametro e ci volevamo calcolare il lato, non esiste. Il legame era diverso e succedeva l'inverso, cioè man mano che cresceva la grandezza diminuiva l'effetto. Allora, cosa capisco da questo esempio? Che sicuramente dipenderà, il modo con cui si propaga dipende dal valore della grandezza misurata, cioè da quanto vale L, e da quanto vale
la derivata della funzione in quel punto. Perché a seconda, quanto più è alta la derivata, tanto più aumenta l'effetto dell'incertezza del misurando sull'incertezza del risultato. Allora, vediamo se questo discorso che ho cercato di dare in maniera qualitativa, se riusciamo a tradurlo in una formula, perché poi la guida mi porta una formula. Cosa succede se io di questa funzione faccio il differenziale? Se io faccio il differenziale ho dy uguale df su dx con 1 per dx con 1 più df dx con 2 per dx con 2 più puntini puntini df in dx con n per dx con n. Tanti anni fa, quando iniziamo a fare i questionari di valutazione della didattica, i primi questionari li inventammo noi, adesso sono questionari nazionali. E quindi tra le varie domande che facevamo agli studenti era come lo studente utilizza la lavagna. Prendevo delle votazioni bassissime, e come possono verificare anche i ragazzi da remoto. Come lo studente, quest'anno chiederanno come uso gli strumenti da remoto. Vabbè, siate spietati. Allora, no, solo per dire, ho cancellato una cosa che mi serviva. Io ho alcuni miei colleghi che usano gessetti colorati. Io li odio proprio profondamente, cioè lo trovo infatti immorale, con i gessetti colorati, fanno delle lavagne che sono delle cose spettacolari. Allora, mi serviva ricordarvi che l'incertezza tipo A è una radice quadrata di una somma di x con i meno x medio al quadrato diviso n meno 1 e poi il tutto diviso radice di n. Ok? Vuol dire che le incertezze per me sono degli scostamenti piccoli che io però elevo al quadrato, sommo e poi medio. Ok? Allora, come prima cosa, gli scostamenti, il dy, vediamolo come lo scostamento infinitesimo tra quello che dovrebbe essere il risultato e quello che invece è il risultato della misura. Eleviamo al quadrato. Se io elevo al quadrato questa sommatoria, ottengo una serie di termini quadri. Più o meno una serie di doppi prodotti. 2 df del tipo df dx con i df dx con j dx con i dx con j di questo tipo ne ottengo n, anzi ne ottengo quanti ne sono i doppi prodotti di un polinomio elevato al quadrato. Cosa succede quando vado a sommare questi elementi, quando vado a sommare e a vedere gli scostamenti rispetto alla media? Sommatoria. Cosa succede alle sommatorie dei dx con i? Cosa succede se voi, anziché sommare x con i meno x medio al quadrato, sommaste x con i meno x medio senza elevarlo al quadrato? Quanto viene qui? La somma degli scostamenti rispetto alla media è, per definizione, la media 0. Cioè la media è proprio quella che azzera gli scostamenti rispetto a lei. Se avete 3 e 5, la media è 4. 4 meno 3 meno 1 più 1, la somma è 0. Ok? È semplice. Voi elevate al quadrato proprio per fare in modo che gli scostamenti positivi e negativi si sommino e non si compensino. Allora, che succede? Che in questi termini, di fatto, lasciatemi
una affermazione, poi la chiariremo, non penso oggi perché non facciamo in tempo, ma in una delle prossime lezioni. Se le misure x con i e x con j sono tra loro scorrelate, tutti questi termini si azzerano, perché sono delle somme di scostamenti, mentre qua abbiamo somme di scostamenti elevati al quadrato. Divido per n, questo qui non è nient'altro che u di y al quadrato, mentre questi sono tutti dei termini df di x con 1 al quadrato per un quadro di x con 1 più df di x con n al quadrato un quadro di x con n. Questa è la legge di propagazione delle incertezze nelle misure indirette che applicherete nelle vostre, adesso la scrivo un po' più chiaro, un po' più grande qui. Uy è uguale radice quadrata, perché quello era un quadro, radice quadrata della sommatoria di df di x con i al quadrato per un quadro di x con i. Abbiamo ancora delle radici quadrate di somme, delle somme di quadrati. Cosa cambia adesso? Che ognuno di questi termini ha un coefficiente di peso che dipende dalla derivata della grandezza rispetto a quella variabile. Quindi quando ho varie grandezze componenti giocheranno sul risultato in relazione alla propria derivata rispetto a quella della funzione rispetto a quella grandezza. Ora voi siete sicuramente in grado di fare derivate. Ciò detto, conviene affrontare i casi più classici. Quali sono i legami funzionali che noi ci troviamo ad affrontare tipicamente? Quelli delle quattro operazioni. Se io ho una serie di resistori, il resistore totale è la somma di più resistori. L'incertezza della serie è data dalla combinazione, dalla propagazione delle incertezze in un'operazione di somma. Se io devo fare un peso netto, lo faccio come peso lordo meno tara. Peso netto è una classica grandezza non misurabile direttamente. Voi pesate il camion pieno di carburante e pesate il camion dopo che ha scaricato il carburante. La resistenza, tensione di isocorrente. L'area, base per altezza. Quindi vale la pena che adesso noi rapidamente vediamo cosa succede nelle quattro operazioni elementari, perché poi così, nella stragrande maggioranza dei casi, piuttosto che fare le derivate, noi andiamo ad applicare queste formule che ci siamo calcolate questo pomeriggio. Dimmi tutto. Sì. La somma dei doppi prodotti. Dunque, allora, la somma dei doppi prodotti l'abbiamo azzerata in un caso particolare di grandezze tra loro scorrelate. Vi faccio un esempio di che cosa intendo per grandezze scorrelate, così poi capiamo che quando le grandezze sono correlate bisognerà tenerne conto. Se voi fate la misura di quest'area usando un metro per la base e usando lo stesso metro per l'altezza. Queste due misure non sono tra loro scorrelate, perché se questo metro misura sempre di più, perché è un luogo starato, e misura di più la base e misura di più l'altezza, quindi l'area sarà
molto di più, non è un effetto di compensazione tipo radice quadrata e somma dei quadrati, ma è un effetto di compensazione peggiorativa dell'incertezza. Immaginate di avere una bilancia che pesa sempre 3 kg in più e fate questo discorso peso lordo meno tara. Misura il peso lordo 3 kg in più, misura la tara 3 kg in più, il peso netto di questi 3 kg in più se ne frega, si compensa. Quindi avete che questo termine, che è un più o meno, in caso di misure di grandezze tra loro correlate, vi dà un effetto o di amplificazione dell'incertezza o di riduzione dell'incertezza. Nel corso, in questo corso triennale, noi tutte le volte che ci troveremo grandezze correlate, le scorreleremo e faremo sempre la formula questa qua. In corsi di laurea magistrale affronteremo il problema delle grandezze tra loro correlate, anzi, come vedete, siccome in qualche caso compare un meno, è un trucco fare metodi di misura che creano una correlazione tra le grandezze, perché riesce a ottenere un'incertezza più piccola. Quindi diciamo, per adesso il doppio prodotto non esiste. Allora, primo esempio. Y uguale x con 1 più x con 2. U di y uguale radice quadrata. La derivata di y rispetto a x con 1. 1 al quadrato. 1. U quadro di x con 1 più la derivata rispetto a x con 2 è 1. U quadro di x con 2. Come vedete, i fattori di peso sono pari ad 1 e ci troviamo tranquillamente la radice quadrata della somma dei quadrati. Semplice. Y uguale x con 1 meno x con 2. U di y uguale radice quadrata. Derivata rispetto a x con 1. U. U quadro di x con 1. Derivata rispetto a x con 2, meno 1, al quadrato, perché i fattori sono sempre elevati al quadrato, più u quadro di x con 2. Attenzione, notate sempre una cosa. Oggi ho fatto l'esame a una vostra collega, e ha fatto la provazione di gente e ci ha messo un meno. Allora, non c'è mai un meno. Non può capitare che quando faccio una misura di un'incertezza, tranne se in quel caso le scorrelate dove compare qualche termine che riduce, quando faccio una misura indiretta, l'incertezza del risultato non potrà che essere un po' peggiore della più alta delle incertezze con cui ho calcolato i singoli elementi. Perché c'è sempre un termine quadrato, cioè non ho mai dei termini che si riducono. Ok? Cioè si sommano sempre. Sulla differenza vi faccio un attimo una piccola... dobbiamo introdurre un'altra grandezza e fare una piccola considerazione. Fino adesso abbiamo parlato di incertezza. Può essere utile, la norma, vi avverto, non la introduce, introdurre un'incertezza relativa. Che cos'è l'incertezza relativa? È l'incertezza diviso la grandezza. Quindi, se io ho una misura di tensione 300 volt, un'incertezza di 1 volt, di 2, di 3 volt, l'incertezza relativa è 300 su 3. Vi faccio notare che mentre l'incertezza di cui abbiamo parlato fino adesso ha un'unità di misura, ha la stessa unità di misura del misurando, l'incertezza relativa è adimensionale. Qualche volta, poiché viene di solito un numero molto piccolo, spesso trovate l'incertezza relativa percentuale, cioè la prendete e la moltiplicate per 100. Come la rappresento questa incertezza relativa? Mettendoci un puntino sopra. Allora, mentre tutto quello che abbiamo scritto fino adesso è derivato dalla guida,
quindi U con C, U grande, K. L'incertezza relativa, vi dicevo, non è presente nella guida. Questa indicazione del punto non è che ce la siamo inventata noi, è utilizzata abbastanza diffusamente in letteratura, ma non è norma, cioè troverete qualcuno che la scrive diversamente. Quindi solo per dirvi che questo, ci capiamo tra di noi, vi capite sicuramente con una buona fetta dell'Italia e del mondo, ma non è Cassazione. Allora, cosa succede se io calcolo l'incertezza relativa in un caso di misura per differenza? Allora, è radice quadrata di un quadro x con 1 più un quadro x con 2 diviso x con 1 meno x con 2. Devo dividere per il misurando. Cosa succede se le due grandezze sono molto vicine tra di loro? Che questa incertezza va all'infinito. Allora, da questo... in ogni corso universitario trovate tante cose che serenamente potrete dimenticare nella vostra vita lavorativa. Leviamo la registrazione. Ci sono alcune cose che invece è bene che vi ricordiate, perché qualunque cosa andate a fare, anche nella vita pratica, noi mentre siamo bravi a fare misure di cose piccole, e noi devo misurare un microvolumetro, io un microvolt lo riesco a fare, posso misurare un... ho le bilance di precisione per misurare piccoli pesi. Se io pretendo di misurare cose piccole per differenza tra cose grandi, io l'esempio che faccio sempre, quando prima o poi avrete un figlio, vi proporranno le bilancine della Chicco per pesarle. Spendo tutti questi soldi delle bilancine della Chicco, io salgo sulla bilancia da solo, poi mi prendo in braccio mio figlio e peso mio figlio. Poi magari, se abbiamo tempo, facciamo un giorno un esercizio numerico che vi fa vedere come una misura per differenza tra due cose molto vicine tra di loro vengono incertezze dell'ordine del 300%, 500%, cioè non vengono numeri, ma si vede da questa formula, perché vedete, questi qui sono comunque positivi e si sommano, questo qui se viene 0 viene infinito, ok? E quindi misure per differenza mai tra grandezze prossime tra di loro. Prodotto. Quindi diciamo, questo è un take home message, diciamo, che mi sento di consigliarvi di ricordare. Y uguale x con 1 per x con 2. Allora, u di y uguale radice quadrata derivata rispetto a x con 1, x con 1, al quadrato, per un quadro di x con 1, più derivata rispetto a x con 2, fa x con 1, al quadrato, un quadro di x con 1, x con 1 quadro, per un quadro di x con 2. E vabbè, è una formula, me la ricordo e la posso applicare. Vediamo se la formula dell'incertezza relativa viene più carina. Devo prendere questa formula, x con 2 quadro, un quadro di x con 1, più x con 1 quadro, un quadro x con 2, e lo divido per x con 1 per x con 2. Portiamo questo termine dentro la radice, diventano x con 1 quadro per x con 2 quadro, e dividiamo tutti e due i termini per questo misurando. Otteniamo u punto y uguale radice quadrata. Allora, quando metto qua sotto x con 1 quadro, x con 2 quadro, x con 1 quadro, x con 2 quadro, x con 2 quadro si semplificano. Ottengo un quadro x con 1 diviso x con 1 quadro, che è l'incertezza relativa su x con 1 al quadrato, più,
si semplificano x con 1 quadro, x con 1 quadro, resta x con 2 quadro, questa non è nient'altro che l'incertezza relativa di x con 2 al quadrato. Vedete che nel legame di tipo prodotto ottengo la medesima, il medesimo aspetto di somma e differenza, però non legato alle incertezze, ma legato alle incertezze relative. Secondo me mille di voi su mille intuisce dove si finisca sul rapporto, ma lo facciamo adesso un attimo. U con y uguale radice quadrata derivata rispetto a x con 1, 1 su x con 2 quadro per un quadro di x con 1, più la derivata è meno, ma poi lo levo al quadrato, x con 1 su x con 2 su x con 2 al quadrato elevato al quadrato. Ok? Per un quadro di x con 2. Viene x con 1 al quadrato, x con 2 alla quarta. Cosa succede se io vado a calcolare la u punto di y? Ovvero divido tutto per x con 1 quadro, per x con 1 diviso x con 2, ovvero 1 su x con 2 al quadrato. Un quadro di x con 1 più x con 1 quadro x con 2 alla quarta, un quadro x con 2, e divido x con 1 quadro diviso x con 2 quadro. Un punto quadro di x con 1 più un punto quadro di x con 2. Quindi tutte le volte che noi andremo a fare delle propagazioni delle incertezze, come vi dicevo, la stragrande maggioranza delle misure che faremo sarà per via indiretta, basta ricordarci solo una radice quadrata della somma dei quadrati. È l'unica formula che applicheremo. L'unica attenzione è lavorare sui valori assoluti o sui valori relativi a secondo che il legame sia somma e differenza o prodotto rapporto. D'altra parte, in qualche caso vi appare evidente che non potete usare le incertezze assolute. Se state facendo una misura di incertezza su una misura di resistenza, è tensione diviso corrente. Qual è l'unità di misura dell'incertezza nella misura di tensione? U di V a tensione. U di I è corrente. Potete mai pensare di fare la radice quadrata di questa incertezza più la radice quadrata di quest'altra? Sommate bene e bene. Non è possibile. È evidente che quando è che le potete sommare? Quando le trasformate in incertezze relative, perché da incertezze relative diventano adimensionali e quindi essendo adimensionali sono a quel punto omogenee e sommabili. Quindi diciamo questa carrellata, poi faremo un po' di esercizi nelle prossime lezioni sul calcolo delle incertezze sia in caso di grandezze singole sia in caso di misure indirette. E quindi inizierete a prendere un po' di dimestichezza con queste cose, fermo restando che anche le esercitazioni di laboratorio che proveremo a fare, come vi abbiamo raccontato, si baseranno alla fine su una serie di operazioni fisiche, ma poi alla fine devo calcolare un risultato di misura, quindi calcolare un'incertezza da associare al risultato. Se non avete domande, io terminerei qui. Voi da remoto, al di là della qualità del... Però la voce l'avete sentita, sì.
Vabbè, arrivederci ragazzi. Arrivederci professore. Arrivederci.